furore e interesse da una parte, date, riflessioni, proposte, progetti dall'altra, migliaia di persone che prendono posto in sala, cartelli sventolati in aria e accompagnati dal motto "Io ci metto il cuore", Alfio Marchini apre la sua campagna elettorale in vista della lunga corsa al Campidoglio e all'interno dell'auditorium della Conciliazione di Roma il tifo è tutto per lui. Un evento atteso e sicuramente efficace per come costruito, con parole di stima e di supporto pronunciate da chi ha scelto di stargli accanto da qui in avanti. La cultura, i giovani, le periferie, il degrado, le strade, i trasporti. I tanti temi anticipati da alcuni volti noti sul palco vengono poi ripresi e sviluppati da Marchini, che di fronte a più di 2000 persone si dice pronto ad affrontare la battaglia. Oggi è un nuovo inizio, io sono convinto che questa battaglia noi la vinceremo, perché abbiamo coraggio. Qualcuno ha detto che la vittoria è dei coraggiosi. Qui abbiamo dimostrato che ci sono tantissimi coraggiosi pronti a mettersi in gioco e a portare a casa la vittoria. A chi gli chiede se Berlusconi non abbia avuto il coraggio per un'apertura alle primarie con il suo nome, Marchini risponde in maniera chiara. Io più che altro penso che sia e manchi ancora il coraggio a Bertolaso di non confrontarci. L'abbiamo chiesto in mille confronti, televisivi ha sempre detto di no, alla radio ha detto di no, adesso si è fatto fare da Papa Silvio una gara dove lui è l'unico candidato, forse così vincerà sicuramente. Sugli sfidanti infine un dribbling tanto rapido quanto astuto. La corruzione, il malaffare, il voto di scambio, tutto ciò che ha soffocato Roma in questi anni e tutto ciò che noi abbiamo combattuto e continuiamo a combattere.